il giorno di Natale, il primo Natale dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando in casa Covino, a San Giovanni Rotondo, nasce Pietro, figlio di Michele e di Maria Assunta Magno, che all'anagrafe del comune viene registrato dopo 7 giorni, il 1 gennaio 1919, dichiarando che la sua nascita è avvenuta il giorno di Capodanno. 2 giorni dopo viene battezzato nella chiesa madre del paese. Il 2 febbraio 1919 mamma Assunta porta il piccolo Pietro al convento dei Cappuccini per farlo benedire da Padre Pio, che da 4 mesi porta impressi nel suo corpo i segni della passione e della crocifissione di Gesù. Era il 2 febbraio. Mia madre venne qui portandomi in braccia per chiedere la benedizione a Padre Pio. Sì, sì, disse Padre Pio, senz'altro. Mi mise la mano in testa. Signore, disse mio Padre Pio, signore, tanti auguri, auguri, auguri. Disse mia madre, perché tanti auguri? Questo tuo bambino diventerà sacerdote. 24 anni prima mia madre aveva sentito la profezia fatta da Padre Pio sul conto nostro. Mia madre non mi ha detto mai niente. Lo dissi il giorno dell'ordinazione sacerdotale a Campobasso. Pietro cresce nella fede grazie a zia Felicia, sorella di mamma Assunta, che vive in famiglia. Voleva farsi suora, ma la convinsero a cambiare idea perché la sua presenza in quella casa è indispensabile. Nei campi c'è tanto da fare, ci sono 9 bambini piccoli da sfamare, anche se 5 di loro muoiono in tenera età. Quando Pietro vuol fare il chirichetto, è lei, zia Felicia, ad insegnargli a servire la messa. Così, fin dall'età dei 6 anni, Pietro va al convento dei Cappuccini, accompagnato dal fratello Francesco, per stare accanto all'altare quando celebra la messa Padre Pio. E quando Francesco non può, avendo imparato la strada, ci va da solo. Vedere il Santo Frate celebrare la Santa Messa, ascoltare i racconti di mamma Assunta presi dalla maestra Vittorina Ventrella, figlia spirituale di Padre Pio, passare tanti pomeriggi nella vicina casa della parente Maria Pompilio, anche lei figlia spirituale del cappuccino di Pietrelcina, fa scattare nel bambino un'ammirazione profonda che presto si trasforma in un desiderio di emulazione. Così Pietro decide di entrare nel seminario serafico dei frati minori cappuccini, nella sua San Giovanni Rotondo, ignaro della profezia fatta dal Santo Frate poche settimane dopo la sua nascita. Il 17 settembre 1935, nel convento di Morcone, Pietro indossa il saio francescano e cambia il suo nome in Fra Paolo da San Giovanni Rotondo. Professa i voti temporanei il 29 settembre 1936, confermandoli il 14 gennaio 1940. Dopo gli studi teologici compiuti nel convento di Campobasso, il 21 marzo 1942 Fra Paolo viene ordinato sacerdote nella chiesa del Sacro Cuore, da Monsignor Secondo Bologna, vescovo della città. Proprio quel giorno, il 21 marzo 1942, dopo la messa di ordinazione, mamma Assunta confida al figlio la profezia di Padre Pio. Quando dopo l'ordinazione disse a me, caro figliuolo, oggi posso morire contenta perché si sono avverate le parole di Padre Pio. E che ha detto Padre Pio? Che tu saresti diventato sacerdote. Disse io a mia madre, proprio oggi vorresti morire. Figliuolo, sono contentissima perché si sono avverate le parole di Padre Pio. Padre Paolo svolge il suo ministero in vari conventi, per 5 anni a Cerignola, per 17 anni nel convento di Sant'Anna a Foggia, per 3 nel convento di Santa Maria del Monte a Campobasso e poi, inspiegabilmente, a giugno del 1968 viene destinato a San Giovanni Rotondo come sacrista. Spesso serve la Santa Messa a Padre Pio, compresa l'ultima quando l'anziano cappuccino di Pietrelcina sta per svenire a causa di un collasso. Finita la messa è finita, andate in pace. Padre Pio non si poteva alzare, si è alzato e stava per cadere. Io me l'afferrai subito. Io e Fra Giuseppe Pio Martin afferrammo Padre Pio che stava per cadere.
La carrozzella, la carrozzella. E così arrivò la carrozzella. Lo mettemmo a sedere e lo portammo in sacrestia. Padre Paolo si trova dunque nel convento di San Giovanni Rotondo in quella notte in cui Padre Pio termina il suo cammino terreno. È proprio lui ad amministrare al santo frate cappuccino l'unzione degli infermi. Corse pure io sulla nella stanza di Padre Pio e vedeva che il dottor Sale diceva: Padre Pio, lo perdiamo stanotte, Padre Pio, lo perdiamo stanotte. Disse: Padre Superiore, posso andare a prendere l'olio santo? Sì, sbrigati, corri, corri. Preso l'olio santo, lo portai sopra e domandai: chi voleva fare di voi l'olio santo? Nessuno voleva fare l'olio santo a Padre Pio. Allora io dissi: posso farlo io, Padre Superiore, che sono pratico, l'ho fatto tante di quelle volte a Foggia, assistevo quattro parrocchie di notte. Sbrigati, sbrigati. E così cominciai a ungere Padre Pio. Prima gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, i sensi, i cinque sensi. Poi dopo, finito queste preghiere, questa operazione, quando Padre Pio fece così, espirò. È morto Padre Pio. L'anno seguente Padre Paolo è trasferito nel convento di Larino con l'incarico di cappellano dell'ospedale. Nel 1973 è a San Severo per tornare a San Giovanni Rotondo nel 1985 come cappellano dell'infermeria provinciale, da dove non si è più spostato. Un lungo ministero, principalmente dedicato ai bambini e ai ragazzi, che chiama con l'appellativo di Scamurzella, Cordigeri, Scout, e negli ultimi anni un ministero dedicato agli alunni delle scuole elementari della sua città, conquistando con la sua parola semplice e con la sua coerenza di vita tanti di loro, e in qualche caso Padre Paolo diventa strumento della chiamata divina. Ben 15 sono le vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale sbocciate grazie a lui, tra cui il nipote, fra Paolo Maria Cuvino, un vescovo, Sua Eccellenza Padre Giuseppe Piemontese, ed altri, tra preti, frati, conventuali, minori e cappuccini. Padre Paolo raccoglie i suoi ricordi con Padre Pio nel libro Ricordi e Testimonianze. È un frate autentico a cui non si può che voler bene. Ecco perché sono stati in tanti a fare corona per il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale e poi anche per ringraziare il Signore in occasione dei 60 anni di ministero, così come per un evento che ha richiamato nella chiesa inferiore di San Pio una folla di parenti, amici, estimatori, una ricorrenza più unica che rara, 70 anni di sacerdozio. Nello stesso anno, il 17 dicembre 2012, Fra Paolo da San Giovanni Rotondo, all'età di 94 anni, raggiunge in paradiso il suo illustre confratello cappuccino, Padre Pio. Un messaggio a chi ci guarda. Che io guardo, auguri santi, e raccomandarci continuamente a Padre Pio affinché ci aiuti, ci benedica e ci protegga. Auguri a tutti, figlioli.